creatività incredibile. Benvenuti a tutti, siamo qua a Mondragone per il Weekend Premium di lavorocasa.com promosso da Carlo D'Angiò e siamo in compagnia di Stefano Pepi, titolare di strategiedimarketing.com. Volevamo chiedere proprio a Stefano che cosa ne pensava, come sta andando queste prime giornate al Weekend Premium. È un'iniziativa unica che mi ha permesso di riunirmi a tante altre persone che come me vogliono lavorare da casa. Ho potuto conoscere Carlo D'Angiò, che seguo attraverso il blog di lavorocasa.com, e anche questo è stato molto importante perché alla fine ho potuto conoscere chi sta dietro a questo blog, a questa iniziativa e a questo mondo. E con noi abbiamo Moreno, titolare del blog levidellaricchezza.com. La cosa interessante di ieri è stata quello che Carlo ha proposto a noi, cioè la netta distinzione tra un blog fatto come diario e un blog fatto come business. Ho costituito un'impresa, ho speso dei soldi, ho chiamato i commercialisti e abbiamo stabilito un oggetto sociale. Diciamo che di tutte le 4 ore e mezza che abbiamo passato insieme, questo è quello che mi ha colpito particolarmente, perché forse in qualche maniera riguarda anche il mio lavoro, che in particolare quindi si occupa di l'aspetto, diciamo, psicologico e mentale della motivazione, della crescita. Ed infatti la differenza tra un blog come diario e un blog come business è proprio una questione di mentalità del blog. Per far funzionare quello di business il nostro approccio deve essere imprenditoriale e significa farlo in modo professionale. Bello. Ci lasci come ultima cosa un aggettivo per Carlo D'Angiò. Incredibile. Bentornati a tutti, siamo sempre a Mondragone, in riva al mare, e con noi abbiamo Giampiero. Chiediamo a Giampiero una sua impressione sul Weekend Premium. Direi che di primo impatto mi sembra una cosa molto interessante, dove vengono sviscerati vari argomenti per quanto riguardano il blogging, con i software che devono essere utilizzati, i modi di impostazione, magari ricercando delle nicchie particolari dove lavorare. Delle regole da rispettare nella scelta della nicchia, ed è opportuno farlo quando non hai una grande esperienza, quando non hai grandi capitali, quando non hai grandi risorse per poter rischiare e poter azzardare un'iniziativa di... C'è da lavorare parecchio, vedo poi con l'esperienza che ha il Carlo, che ci trasmette tutte le sue chicche, le sue qualità di esperto, diciamo, in blogging, dato la sua esperienza, il suo bellissimo blog, direi buona. Sono un operatore SaaS, quindi il mio sogno nel cassetto è quel preparare tipo un ebook o delle dispense su un argomento dello shiatsu. L'idea è seguire il blog di Carlo, dove veramente c'è da continuare ad apprendere, perché quotidianamente c'è qualcosa, un argomento nuovo, approfondito e interessante, quindi dipende cosa uno deve fare, cosa vuole fare, e sul blog del Carlo si trova tutto quello che vuole. Compagnia di Lady Vulcan, ovvero ciao Valentina, titolare del blog ladyvulcan.com, e chiediamo... La situazione è molto positiva, sto imparando tante cose, mi sto confrontando anche con le esperienze degli altri e in più sto anche passando una bella vacanza. L'idea principale è quella di offrire delle lezioni di fumetti, illustrazioni, disegno a pagamento agli utenti, e in più il blog farà anche, diciamo così, da vetrina ai miei lavori, ai miei fumetti e alle mie illustrazioni. Qui con noi Barbara, che ci racconterà un po' come è andata la giornata di ieri. La giornata di ieri è andata benissimo, un po' tesa all'inizio perché sicuramente ci dovevamo conoscere un po' tutti, eravamo anche molto stanchi, però no, devo dire che sono rimasta anche molto soddisfatta. Con Carlo ne ho parlato perché io ho sempre lavorato nel settore moda. Ho fatto una scuola creativa, però poi quello che mi ispirava di più era proprio il settore moda. Ci racconti qualcosa su Carlo? Carlo, devo dire che è una persona che ha ispirato, almeno personalmente a me, ha ispirato subito fiducia. Tra l'altro anche molto per la sua disponibilità da subito. Cioè nel momento che io ho comprato il libro Lavorare disegnando online, l'ho subito contattato su Skype e la sua disponibilità è stata immediata, mi ha subito richiamato e abbiamo subito cominciato a parlare un po' dei miei problemi
e subito lui, cioè la sua, diciamo, la sua macchina mentale ha cominciato subito a sfornare idee ed aiutare, cioè già a darmi degli input per capire un attimino come potevo muovermi. Comunque è una persona fantastica, molto, molto umana, non è una persona che si fa dei problemi, è sempre pronta ad aiutare e è comunque molto intelligente, cioè il suo lavoro cioè, lo sa far bene, insomma, è una persona veramente in gamba. Sono contenta di essere all'interno del gruppo Premium, di seguirlo. Noi abbiamo Michele, che ci racconterà un po' la sua storia e di come è arrivato al Weekend Premium. Allora, io sono un autorifinetti professionista che fino adesso ha lavorato nel mercato offline come tutti, insomma facendo stradelli verso tutti gli editori più importanti. Sono arrivato magicamente nel blog di lavoro.casa inserendo semplicemente una keyword come fare soldi disegnando e mi è uscito il bestseller di Carlo che a breve uscirà col titolo di Make Money Grow. E poi da lì mi sono appassionato, visto che il blog è sicuramente uno strumento molto prezioso, se usato bene, e può essere molto utile anche per lavorare solo col blog, per incrementare anche un lavoro offline, comunque per molte applicazioni. E quindi ho deciso di partecipare al Weekend Premium per imparare ad usarlo bene, per fare business. Ultima cosa, rifaresti l'esperienza Weekend Premium? Beh sì, la rifarei, più che altro la consiglio a tutti. Chiediamo a Claudio come sta andando questa esperienza. Claudio è titolare di claudiovideo.com. Ma indubbiamente è un'esperienza da consigliare a tutti, tutti quelli che si vogliono affacciare nel nuovo mondo di internet per quanto riguarda il business, il marketing, eccetera, eccetera. È un mondo illimitato che dà un sacco di possibilità, di opportunità, e l'unica cosa da fare è metterle in atto, cioè agire, perché non serve imparare, leggere, sì, è fondamentale una preparazione di base, però poi quello che dà degli ottimi risultati sicuramente è l'azione, la messa in opera. E uno di questi maestri indubbiamente al giorno d'oggi è Carlo D'Angiò, difatti siamo qua per questo, e il suo seminario ci arricchisce sicuramente, nel contempo ci si diverte anche perché diciamo è un seminario vacanza. Ed è una bella esperienza, ripeto, da consigliare a tutti per quanto riguarda qualsiasi business che uno ha in testa, qualsiasi sogno nel cassetto, le possibilità e le opportunità ci sono veramente. Sono Matteo Bucelli di pilloledimarketing.com, vi ringrazio di essere stati con noi fino adesso e vi aspettiamo al prossimo Weekend Premium. Ciao a tutti. Il mio scopo è quello di portare la vostra attenzione su una gestione professionale e imprenditoriale del blog. Tell me what can we live together?